A parlarci del presepe vivente, giunto ormai alla 26esima edizione, il sindaco di Sarezzo, Donatella Ongaro. Si tratta certamente di un fiore all'occhiello per tutto il comune. Certo, è davvero un fiore all'occhiello per il nostro comune questo presepe vivente. È davvero bello e emozionante essere qui e avere oggi ripercorso tutto il tragitto. Tragitto che appunto viene ripetuto ogni anno, ma ogni anno si arricchisce di qualcosa, ogni anno troviamo qualcosa di nuovo e di più bello e di più curato. Il presepe vivente viene realizzato grazie a un gruppo di Sarezzo, il GSTL, con il suo presidente Emanuele Botti e tanti volontari che si prendono cura di questo luogo non solo nelle giornate in cui c'è la rappresentazione, ma durante tutto l'anno, perché noi oggi vediamo questo bellissimo scenario, ma tutto questo è frutto di mesi di lavoro, un lavoro continuo fatto con amore e con passione per il nostro territorio e per le nostre tradizioni. Quanti sono i volontari che operano nell'ambito di questa iniziativa? Allora, i volontari che si occupano della manutenzione, della gestione di quest'area, di tutte le strutture, sono una ventina, mentre le persone che fanno da comparsa durante le giornate del presepe sono un centinaio, quindi è una realtà davvero che coinvolge tante persone. Oggi, oltre ai volontari del GSTL comparse, sono presenti anche numerosi volontari di altre associazioni. Abbiamo l'ambulanza di Villa Faccina, abbiamo la protezione civile, abbiamo una rappresentanza della banda, quindi è anche un evento che riesce a fare rete all'interno della nostra comunità e a coinvolgere diverse realtà associative, diverse persone, oltre a tantissimi cittadini. Sono tante le persone che vengono a visitare il presepe, tante le persone di Sarezzo, perché per noi è una tradizione quindi essere qui in queste giornate, ma tante persone vengono anche da fuori, vengono dagli altri comuni della provincia di Brescia, ma anche da fuori provincia, sono davvero tanti, di anno in anno è andato aumentando davvero il numero delle persone che vengono ogni anno a visitare questa bellissima manifestazione. Ho rivisto anche amici delle passate campagne per le europee, quindi un forte abbraccio a tutti voi. Per descrivere quello che stiamo facendo in Europa ci vorrebbe più di una cena, quindi non vi vogliamo tediare, però il messaggio che vi vogliamo anche lasciare come buon augurio è che tante battaglie come Partito Popolare Europeo le stiamo vincendo, le abbiamo vinte, tra quelle sull'automotive abbiamo cercato di scamparla, sulla casa green su tante altre come l'etichettatura dei prodotti, in particolar modo sia quelli agroalimentari che anche altri non agroalimentari, ce l'abbiamo fatta. E su questo insomma dobbiamo anche capire che il 70% delle leggi nazionali arrivano dall'Europa. Un grazie naturalmente anche a Simone e Claudia che lavorano in regione e che quindi si può fare una filiera che parte dall'ambito delle comunali fino ad arrivare all'Europa e l'ambito anche di Maurizio che è molto concentrato sull'economia, quindi se avete lamentele andate pure da Maurizio che ha le spalle grosse, se le prende tutte. Cene di Natale, pranzi benauguranti, pranzi e cene anche politico-partitiche in questo periodo festivo. Forza Italia provinciale non è mancata a questo discorso e ha infatti festeggiato nei giorni scorsi in un noto ristorante di Franciacorta. Erano presenti, fra gli altri, il segretario provinciale di Brescia Flavio Bonardi, l'assessore regionale Simona Tironi, il consigliere regionale Claudia Carzeri, alcuni parlamentari europei fra i quali Lara Comi e diversi politici locali di Forza Italia, oltre a una numerosa rappresentanza dei tesserati, oggi nel numero di 350. Presenti gli alleati della Democrazia Cristiana storica con il presidente Lucio Mastromatteo, il segretario politico nazionale Franco Ferrari ed altri segretari di zona. Forza Italia ha rivendicato le proprie origini dei padri fondatori della Democrazia Cristiana come
Alcide De Gasperi, ma ricordando di essere proiettata nel futuro con le sfide elettorali del nuovo anno. In primis le elezioni europee, nelle quali il partito ha ottenuto grandi risultati all'interno del Partito Popolare Europeo, orgogliosi tutti presenti alle feste natalizie del cammino del fondatore Silvio Berlusconi per una Italia forte in Europa grazie a Forza Italia. La Democrazia Cristiana Storica, dal suo canto, in qualità di alleato di Forza Italia, si prepara a mettere a disposizione le proprie risorse in vista delle prossime elezioni. In particolare, ecco, il segretario politico della Democrazia Cristiana Storica della Valtrompia Valsabbia e Servizi Generali, Alberto De Sandro, che si metterà a disposizione con Forza Italia per le elezioni amministrative del comune di Lumezzane. Nelle immagini realizzate dai nostri operatori riviviamo attraverso i mercatini di Natale l'atmosfera magica che si è respirata in Valtrompia in questi giorni di festa. Da Bovezzo a Labone, da Sarezzo a Marcheno, da Magno a Mondaro di Pezzase e Lodrino è stato tutto un susseguirsi di bancarelle, luci ed oggetti natalizi. A far da sfondo l'imponente cedro illuminato di Villa Carcina. The same.
ospiti d'onore al Natale del Valtrompi a Calcio, il nuovo campione italiano del pesi massimi dilettanti Mattia Facchini e quello che sarà il nuovo presidente della Box Lumezzane. Mattia, reduce da questa grande avventura, da questa avventura che ti ha portato la medaglia d'oro. È stata un'emozione fantastica che mi sento ancora comunque addosso. E se posso, vorrei ringraziare i nostri sponsor che hanno permesso comunque il ciò, che sono Eredi Baitelli, Ecorec ed Ironplast. E inoltre volevo ringraziare anche Arsenal Firearms, che è la ditta in cui lavoro e mi ha concesso anche il periodo di assenza dal lavoro per poter effettuare questo campionato italiano. È stata un'impresa che hai voluto, che hai cercato con tutte le tue forze? Sì, dato che l'anno scorso ero arrivato secondo e quest'anno all'Under 22 un altro secondo, con tanta amarezza mi sono rimesso al lavoro e abbiamo cercato questo primo posto. Prossimi obiettivi di Mattia oppure per adesso ti godi questa bella vittoria? Adesso ci godiamo la vittoria con un po' di riposo, però riprenderemo quasi subito per prepararci ai prossimi tornei. Insomma, perché nuovi traguardi ce ne sono sempre da raggiungere. È pieno di nuovi traguardi. In conclusione, Mattia, non possiamo fare a meno di salutare il tuo grande maestro. Stavo pensando anch'io, perché ovviamente non si lascia mai fuori il maestro, che è grazie a lui che abbiamo raggiunto questo traguardo e ne raggiungeremo di altri, sono sicuro. Quindi un grandissimo saluto e un abbraccio al mio maestro. Allora, abbiamo anche quello che sarà il nuovo presidente della Box Lumezzane, una società storica del panorama bresciano che ha compiuto proprio quest'anno i 60 anni della sua storia. E Stefano Pasotti dall'anno prossimo ricoprirà la carica di presidente. Sì, ricoprirò la carica di presidente, sostituirò il presidente attuale, il signor Tomasoni, vecchia gloria del pugilato bresciano. La nostra società vanta una trentina di iscritti, fra cui diversi ragazzi giovani, e la nostra idea è quella di farli praticare uno sport sano, di farli crescere. Mattia è l'esempio per tutti loro, e così per toglierli dalle distrazioni negative che purtroppo abbondano nel nostro mondo al giorno d'oggi. E se c'è qualche genitore che ha qualche dubbio o incertezza che vuole nel far praticare questo sport ai propri figli, la nostra palestra è aperta e sono sicuro che troveranno un ambiente sano e pulito e le piacerà l'ambiente che possono trovare alla Box Lumezzane. Se in miniera tu verrai, strani suoni sentirai, una serie di rumori che non odi stando fuori, scricchiolii, rotoli, schianti, misteriosi ed inquietanti, salti d'acqua che lontano sembrano un parlare strano di qualcuno che ti spia dalla scura galleria. Gocce fredde dal soffitto che ti bagnano il pastrano, soffi freddi all'improvviso ti congelano una mano, strane luci che nel buio vedi tremolare piano. Che sarà poi tutto questo? Lo studioso ben lo sa, con il lume della scienza tutto lui ti spiegherà. Se non è con un teorema, una formula sarà. Non dobbiamo aver timore, questa è la modernità. Le paure vecchie e sciocche spazza via la civiltà. Nonostante i paroloni dei sapienti capoccioni, qualcosina ancor mi resta, che mi rode nella testa. Ma se in giro per il mondo tutti gli altri minatori esorcizzano i timori provocati dai rumori appioppando nomi strani a degli esseri inumani.
Su, nel Galles son folletti, in Piemonte ha i suoi ometti, in Germania son coboldi, mentre in Grecia dactiloi. Non può essere che in Valtrompia, nell'oscuro, giù in miniera, qualche essere fatato ce l'abbiamo pure noi? Chiedo al vecchio minatore che qua giù nella penombra ha donato gli anni e il cuore. Lavorando e faticando tra la polvere e il rumore, lui mi guarda sorridente, rispondendomi a fatica, con il fiato appesantito per la polvere ingerita. Figlio mio, quello che senti e ti fa battere i denti è per colpa di un ometto con la barba ed il cappello, sempre umido, arrabbiato, ricoperto da un mantello sotto il quale tiene stretto bene bene un lumicello. Questo è l'uomo con il lume che passeggia lentamente nelle scure gallerie spaventando tanta gente. Ecco il nostro spiritello, abbastanza cattivello. Se lo vede il minatore scappa via per il terrore, perché sa che prima o poi gli combinerà dei guai. Ma se tu lo incontrerai nella scura galleria o una luce tremolante da lontano scorgerai, sii discreto ed educato, rispettoso e indifferente. Non fissarlo e stai distante e lui non ti farà niente. Ti sarà sempre amico se lo tratterai così. E potrai anche chiamarlo con il nome di Lemi. Chiuso con successo il campo scuola invernale organizzato dagli alpini bergamaschi di Carvico in quel del Passo Maniva, con campo base alla casa vacanze Lo Scoiattolo. Per l'occasione la cerimonia finale ha visto i ringraziamenti da parte del consigliere provinciale Angelo Dolzanelli fatti a Gianmario Brembilla per aver dato la possibilità di condividere giorni intensi nel corso dei quali i ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 15 anni hanno saputo interagire tra loro e hanno fatto esperienze con i cani del Dog House di Carvico, prove di ricerca in valanga, purtroppo mancava la neve, dapprima con lezione teorica e poi si sono ingegnati a nascondere nel prato i vari trasmettitori ARTV successivamente ricercati. Memorabile la giornata con il colonnello Merlini del reggimento logistico Iulia e con i sottufficiali del 7° reggimento alpini, con prove di cordata, lezioni su chi sono gli alpini e su cosa fanno. Interessante il pomeriggio di escursione sul Monte Maniva tra piste di sci e trincee con visita guidata accompagnati dagli alpini della sezione di Brescia alle trincee e al bunker della Prima Guerra Mondiale. Piacevole la serata di saluti con presenti il consigliere sezionale della sezione ANA Salò Montesuello Fabrizio Ferliga, per la sezione ANA Brescia il consigliere sezionale Angelo Dolzanelli e il capogruppo del gruppo alpini di Collio Michele Cometti. Scambiati doni, guidoncini e libri, uno l'ormai storico Terre di Confine e il nuovo libro da poco presentato Dal Maniva a Croce Domini, un'unica trincea alle spalle di Brescia. Esperienza che rimarrà nel cuore alpino. Ragazzi ordinati, rispettosi, che sanno interagire tra loro senza fare caos, che all'alza bandiera tutti conoscono e cantano l'inno. Ragazzi che saranno il futuro alpino, magari senza cappello alpino in testa, ma con lo spirito alpino nel cuore. Bravi!